Eccoci qui, controllo l'ora, sono le 14:15, 15 minuti di ritardo, chiedo scusa, ma la tecnologia delle volte si accanisce contro di noi. Vediamo se l'inquadratura va bene. Sì, più o meno ci siamo. Benvenuti il 22 dicembre, diretta Facebook anche oggi da Milano, vi spiegherò presto perché, ma come al solito prima di entrare nel vivo la richiesta è sempre di pigiare su questa freccettina dove leggete condividi in modo tale da poter invitare quante più persone possibili qui alla nostra diretta e anche naturalmente potete farlo dopo perché di questa diretta resterà un video sulla pagina Facebook sulla quale ci troviamo, ma anche sul mio sito ivanscalfarotto.it e naturalmente sul canale YouTube. Sono qui a Milano perché sta succedendo di tutto. Io sono davvero, mi vedete sorridente, ma insomma abbastanza scandalizzato, preoccupato, indignato, non so neanche più quali altri aggettivi trovare per spiegare quale sia la situazione. Ma ho pensato che per rendervi in un certo senso, come dire, per rendere il più possibile l'idea di quale sia lo stato d'animo nel quale io mi trovo, ma che credo riguardi tutti noi cittadini di questa Repubblica, vorrei far tornare indietro le macchine, alla macchina del tempo a qualche anno fa. Forse ve lo ricordate, eravamo nel 2016, una grandissima fatica per provare ad approvare la legge sulle unioni civili, una conquista che sembrava impossibile. Io avevo fatto più di 20 giorni di sciopero della fame, avevamo dovuto superare le più difficili, obiezioni, opposizioni di ogni genere, quelle aperte, quelle fatte appunto alla luce del sole, ma anche quelle sottotraccia. Era stata una cosa molto faticosa e, tra le altre cose, con le persone con le quali avevamo lavorato per questa legge, con Sergio Logiudice, con Monica Cirinnà, con Alessandro Zan, con Maria Elena Boschi e quanti altri, Luigi Zanda, Giuseppe Lumia, tutte davvero le persone che ci hanno messo l'anima per arrivare a questa legge. Avevamo cercato di proteggerla in tutti i modi. Sapete, aveva fatto questa strada al Senato estremamente complicata. C'era la Lega che minacciava di presentare milioni di emendamenti e alla fine riuscimmo a trovare una soluzione per fare in modo che la legge passasse, grazie all'accordo che avevamo stretto col Movimento 5 Stelle. Questo ve lo ricordate benissimo. La legge andava avanti perché la volevano il PD e il Movimento 5 Stelle. Ma c'erano tutti questi emendamenti. Giuseppe, il nostro Andrea Marcucci, attuale capogruppo in Senato, trovò la soluzione per tagliare tutti questi emendamenti e andare il più presto possibile al voto, che era il famoso canguro. Vi ricordate, si parlava del canguro, questo emendamento che in qualche modo rendeva tutti gli emendamenti presentati dalla Lega inutili, sarebbero decaduti tutti quanti insieme. E il Movimento 5 Stelle, però, che cosa fa a quel punto? Dice che poiché il canguro non rispettava, diciamo così, le norme sostanziali della Costituzione, il ruolo del Parlamento, il Movimento 5 Stelle non avrebbe votato il canguro, avrebbe quindi tenuto in piedi quei milioni di emendamenti della Lega e avrebbe, in un certo senso, condannato a morte, la legge sulle unioni civili e in particolare la norma sulle adozioni, la norma sui bambini, sulle famiglie arcobaleno. Ci lasciarono in mutande, questo lo voglio dire in modo estremamente chiaro perché altrimenti ce lo dimentichiamo, perché dissero che dovevano proteggere le prerogative del Parlamento, che la democrazia parlamentare non accettava un espediente, uno strumento, sebbene previsto dai regolamenti, sebbene previsto dai regolamenti, non rendeva accettabile il canguro. E così il Movimento 5 Stelle all'ultimo istante ci lascia in mutande, mette a rischio una conquista di civiltà come le unioni civili per proteggere il ruolo del Parlamento. Ve lo ricordate? Perché io me lo ricordo bene, me lo ricordo benissimo e ancora mi fa male. Quella fu una mossa schifosa, fu una mossa orribile, una mossa fatta sui bambini delle coppie LGBT. Si sottrassero con quella scusa, ma se quella scusa fece schifo in quel momento, perché schifo faceva, fa ancora più schifo oggi che vediamo come il Movimento 5 Stelle e il governo con la Lega trattano il Parlamento. Siamo al 22 di dicembre e il Parlamento non ha idea di quale sia la manovra di bilancio che va approvata entro il giorno 31. Oggi è il 22 dicembre. Questo significa che,
Se tutto va bene, se riescono a presentare questo famoso maxi emendamento che conterrà l'intera manovra di bilancio, quindi tutto in un emendamento, verrà presentata in Senato quest'oggi, cominceranno a lavorare sul testo direttamente in aula, quindi la Commissione Bilancio non potrà assolutamente avere voce in capitolo e l'esame da parte del Senato sarà sì e no di 4 ore. Poi la legge, diciamo così come approvata dal Senato, dopo 4 ore di discussione, quindi niente, arriverà alla Camera, ce la faranno arrivare con tutta probabilità il giorno 28 dicembre, di venerdì 28 dicembre. Se tutto va bene, dovremo votarla sabato 29 dicembre, cioè a 2 giorni dall'esercizio provvisorio, cioè dalla dichiarazione di non essere in grado di approvare la manovra di bilancio. E la Camera, anche la Camera, non avrà nessun tempo per esaminare una manovra che sostanzialmente a questo punto sarà stata fatta soltanto dal governo. In pratica, il Movimento 5 Stelle e la Lega hanno abolito il Parlamento. La legge più importante dell'anno, la legge con la quale si stabiliscono le manovre, diciamo le linee di politica economica, si stabilisce come si spenderanno i soldi dello Stato per il prossimo anno, è una manovra di bilancio scritta dal governo, approvata con voto di fiducia ma senza dibattito, cioè oltre al fatto che naturalmente la fiducia impedisce la modifica di quel testo, in questo caso abbiamo una fase più avanzata ancora, perché quel testo non solo non potrà essere modificato dal Parlamento, ma non potrà neanche essere conosciuto dal Parlamento. Noi lo leggeremo dai giornali. È una cosa vergognosa. E ripeto, lo fa chi con un pelo sullo stomaco di 20 centimetri, ci si può fare le trecce col pelo sullo stomaco del Movimento 5 Stelle e anche su quello della Lega, hanno però quelli del Movimento 5 Stelle sempre gridato alla sacralità del Parlamento. Ma vi ricordate, io forse, noi eravamo seduti lì e quindi ce lo ricordiamo, ma forse l'opinione pubblica ha una memoria più corta, allora mi prendo in carico l'onere di ricordarvelo. A un certo punto ci fu l'uso di quella che fu chiamata ghigliottina, che fu sempre una norma prevista dal regolamento ma che non era mai stata usata, e che fu usata perché la presidente Boldrini consentì all'utilizzazione, che all'epoca era presidente della Camera, l'utilizzazione di questa cosiddetta ghigliottina che serviva per non far decadere un decreto legge, e quindi accorciò i tempi del dibattito, e accadde in aula a Montecitorio di tutto, perché i deputati del Movimento 5 Stelle si fiondarono fisicamente all'aggressione dei banchi del governo e della presidenza, fisicamente, per, dicevano loro, tutelare la sacralità del Parlamento. Un Parlamento che appena loro arrivano al governo viene completamente svuotato di ogni prerogativa e di ogni competenza. Io mi chiedo, e lo dico con grande sincerità, con la massima apertura, mi chiedo per quale motivo io dovrei votare una legge di bilancio che non conosco. Se non la conosco, non posso né votare contro e né a favore, neanche contro, perché paradossalmente potrebbe piacermi, no? Potrebbe essere una legge che, non so, che miracolosamente mi trova d'accordo, ma ho diritto o non ho diritto come vostro parlamentare di leggere che cavolo c'è scritto in questa legge? Ma benedetti Dio, ma come si può pensare? Questa è, guardate, un mix micidiale tra l'incompetenza, perché c'è sicuramente un'enorme dose di incompetenza, incapacità, insipienza, ma c'è anche un progetto politico estremamente chiaro, che è quello di privarci di una democrazia parlamentare. Qui si vuole andare a una democrazia plebiscitaria, la famosa democrazia che è volete Gesù o volete Barabba, perché qui ci vogliono condurre, e lo si fa violentando il Parlamento. Lo si fa violentando il Parlamento. Io davvero, l'ho detto oggi anche ai miei colleghi parlamentari nella nostra chat, io non penso che noi dovremmo votare questa legge, perché non capisco, io ripeto, per votare bisogna farsi un'opinione e io questa opinione non ce l'ho. Io tutte le riflessioni che posso fare sulla legge di bilancio di quest'anno le faccio sulla base degli articoli di giornale che leggo come voi. Sugli atti parlamentari io non ho ancora visto nulla, è una roba vergognosa. Al di là del merito delle questioni, ma oggi davvero, secondo me, bisogna denunciare con chiarezza il
golpe, non so come dire, il colpo di Stato che stanno portando avanti, lo svuotamento, l'umiliazione, lo stupro della nostra democrazia parlamentare. Una cosa incredibile. Lo dicono oggi, tutti i giornali ne parlano. Leggete Mattia Feltri sulla Stampa, articolo meraviglioso. Sergio Rizzo su Repubblica. E ripeto, a questo punto il contenuto della legge di bilancio passa completamente in secondo piano, perché quello che davvero lascia stupefatti è la distorsione delle regole e dei principi di una democrazia parlamentare, che è veramente inaccettabile. Adesso bisognerà che noi ragioniamo con i nostri con il gruppo del PD, con Graziano Del Rio, con Andrea Marcucci, anche con il gruppo del Senato, per capire esattamente che cosa si debba fare. Sapete che i colleghi del Senato hanno occupato l'aula, sta girando un video molto bello, ne ho parlato oggi anche con Simona Malpezzi, che è vicepresidente del gruppo al Senato, perché, ma guardate, anche leggendo le cronache, stanno lì i senatori a pascolare in Senato nell'attesa di questo provvedimento che non arriva. È un provvedimento che è stato scritto, che ne dicano al governo, è stato materialmente scritto a Bruxelles e naturalmente, no, quindi non con Bruxelles. Noi le leggi di bilancio le abbiamo sempre fatte contrattandole giustamente con l'Europa, perché l'Europa doveva darci una flessibilità, per cui le varie misure le abbiamo sempre discusse con l'Europa, ma poi la legge di bilancio si è fatta sempre nei tempi previsti, si è fatta studiando le cose da fare, verificando le misure volta per volta, comprendendo fino a dove ci potevamo spingere, e siamo arrivati sempre a delle leggi di bilancio che hanno previsto investimenti per le imprese, che hanno previsto diminuzione delle imposte. In questo caso, almeno da quello che leggiamo, non c'è niente di tutto questo, e soprattutto c'è il problema di trascrivere in norme pratiche quello che è un accordo fatto all'ultimo istante, perché Di Maio e Salvini hanno utilizzato le settimane per fare i gradassi, non per lavorare alla legge di bilancio, ma per fare delle smargiassate che poi ci hanno costretto a pagare un sacco di soldi di interessi, perché lo spread saliva e il tasso di interesse sui nostri titoli saliva, e quindi sono soldi da pagare, e nessuno lavorava alla legge di bilancio che si sta facendo in questi minuti. Questo è il problema. E allora è davvero una cosa gravissima, io lo voglio sottolineare, ma guardate, ripeto, ormai quello che c'è scritto nella legge di bilancio secondo me passa anche in secondo piano. Quello che è veramente gravissimo è che si sta facendo la democrazia senza il Parlamento. Questo lo dovete sapere, questo le persone lo devono capire con chiarezza. Noi stiamo violentando la Costituzione, violentando l'assetto organizzativo stesso della nostra Repubblica, che è una Repubblica nella quale giustamente il governo governa, ma il Parlamento esprime la sovranità popolare. E qui riempendosi la bocca, tra l'altro, dell'articolo 1 della Costituzione, lo sapete benissimo, si sta togliendo ai rappresentanti del popolo regolarmente eletti alle elezioni la possibilità di esercitare il proprio mandato, che è quello che mi tocca fare, che devo fare per obbligo costituzionale, che è di rappresentare voi che mi avete eletto in Parlamento. Io non so come votare, non so se votare sì, non so se votare no, e se ho 2 ore per farmi un'idea non riesco, non è possibile. E su questa cosa bisognerà prendere, secondo me, bisognerà prendere delle misure eccezionali, perché si tratta di un evento assolutamente eccezionale, senza precedenti, mai visto prima. Comunque, io adesso, noi ovviamente stiamo cercando davvero minuto per minuto di capire che cosa accade, perché le notizie si rincorrono e a ora non abbiamo nessuna certezza di quando il Senato potrà cominciare a lavorare. E ripeto, guardate che il 31 dicembre è dietro l'angolo. Se non si approva la legge di bilancio, si va a quello che si chiama, appunto, si chiama esercizio provvisorio, cioè si deve fare una sorta di mini azione mese per mese, pro quota. Ma ciò che più conta è che noi dimostreremo al mondo intero che l'Italia non è stata in grado di produrre un documento di bilancio entro il 31 dicembre, entro il termine, cioè che l'Italia di fatto non è governata. È una cosa davvero di una gravità inaudita, di una gravità senza precedenti, storica. Io sono veramente indignato, e con me è indignato l'intero Partito Democratico. Siamo tutti veramente non soltanto arrabbiati, ma preoccupati e scandalizzati da quello che sta succedendo.
Io davvero vi terrò aggiornati. Dovessero esserci delle novità, mi riservo tra l'altro di fare anche altre dirette se questo sarà possibile, però volevo davvero che vi fosse molto molto chiaro qual è la posta in gioco e che cosa sta succedendo in questo momento. È un momento davvero gravissimo nella storia della Repubblica, un momento che non avevamo per fortuna mai visto fino ad ora e che dimostra che questa gente è oltre a essere completamente incapace, completamente irresponsabile, è anche pericolosa, è veramente molto molto pericolosa. Io penso che il popolo debba rendersi conto che siamo nelle mani di una massa di ubriachi che non sanno guidare, diciamo, la barca che hanno avuto in affidamento da parte del corpo elettorale e che stanno veramente mettendo a rischio in modo pesantissimo il risparmio degli italiani, la nostra economia, le nostre imprese, i posti di lavoro e l'assetto anche di una democrazia ben funzionante, che è il bene più prezioso che abbiamo. Guardate, è una cosa veramente gravissima. Io, ripeto, vi terrò aggiornati, mi fermo qui. Dovessero esserci altre notizie, ve le farò sapere. Però, ebbene, anzi, questa volta vi chiedo di condividere questo video con ancora maggiore, calore del solito, perché bisogna che informiamo le persone di quello che sta succedendo in questo momento a Roma. Veramente molto, molto grave. Ci vediamo al più tardi domani, ma ripeto, dovessero esserci altre notizie, mi riservo, di fare un'altra diretta anche in giornata. Vi saluto tutti con grande preoccupazione e vi auguro, per quanto possibile, una buona serata. Ciao!